Andrea Longagnani, medaglia al collo, sicuramente non è quella che volevi. Da dove partire per commentare una partita iniziata male in maniera inspiegabile? Questo primo inning da 6 punti ha ricordato un po', le due sfide contro Ucraina e Gran Bretagna. Cosa è successo alla squadra? Sicuramente sono partite in altissima tensione, e questo le ragazze l'hanno sentito. Diciamo che siamo stati anche un pelino sfortunati a giocare quel gioco corto che ci ha subito penalizzati. E i lanciatori, secondo me, hanno fatto anche molta fatica a lanciare sul terreno del genere. Siamo lanciatori molto più leggeri rispetto ai loro, hai visto anche la stazza che hanno. E abbiamo peccato un pochino nella precisione e loro ovviamente ci hanno subito punito. Poi sai benissimo che quando prendi un vantaggio di questo tipo diventa difficile per te giocare e soprattutto diventa molto facile per l'avversario giocare. Una sconfitta che però non cancella un percorso meraviglioso, cominciato dall'anno scorso, forse pensato probabilmente anche da prima di un anno, che ha visto l'Italia protagonista assoluta in questo torneo, 10 vittorie su 11, 9 vittorie per manifesta, 5 arrivate con walk-off, non possono essere cancellati e vogliono dire qualcosa. Se hai sentito le parole che ho detto alla ragazza, ho proprio detto questo. Tutto il mio staff, che ringrazio ancora pubblicamente perché abbiamo fatto un grandissimo lavoro, vorrebbe riconvocare le stesse giocatrici perché hanno fatto veramente un campionato stupendo. È un paradosso vincere così tante partite in manifesta e perdere la più importante per manifesta. Però questo è anche bello dello sport, è anche bello del softball, no? Succedono, ma sono sicuro che queste ragazze questa partita se la porteranno dentro e da qua riusciranno a costruire il futuro perché abbiamo un bellissimo futuro con queste A proposito di futuro, adesso è il momento di cominciare a pensare a quella che non è una consolazione, perché ce la siamo guadagnati sul campo, la qualificazione alla fase a gironi della Coppa del Mondo. Bisognerà ricostruire probabilmente una nuova squadra, perché molte delle ragazze che hanno brillato in questo europeo saranno fuori età, però c'è molto materiale buono da utilizzare. Paradossalmente, hai ragione Luca, succede che hanno messo la nuova formula e hanno penalizzato ulteriormente le ragazze che vincono e meritano di andare a un mondiale. È anche vero che come federazione abbiamo un buonissimo lavoro anche sull'Under 15 e questo ci permette di dare continuità. Come vedi anche queste ragazze, come dicevamo prima, le abbiamo pensato da un anno, ci abbiamo lavorato, abbiamo costruito un ottimo gruppo e penso che le Under 15 che stanno poco a poco crescendo, poco alla volta crescendo, faranno loro un ottimo campionato mondiale.